Grazie a tutti gli organizzatori, è un evento molto particolare. Cioè sembra di essere. A, cioè non sembra tanto di essere a colazione, ecco, quindi. Una strana. Allora, io mi sederei così almeno non, non chiudo. Chi fa comunicazione della scienza in Italia oggi è una figura estremamente eterogenea, lo si fa in, in, in modi molti, molt, molto, molto diversi. E alla base c'è sempre, all'ardice c'è sempre la, la ricerca scientifica e la conoscenza scientifica. Qualche anno fa abbiamo deciso di eh, metterci insieme, e creare un'associazione un per poter fare dei progetti in autonomia. Adesso, giusto per... vediamo se.. ecco, eh, questo gruppo qua sono i frame divagazioni scientifiche eh, e la parola divagazioni vi fa già capire che siamo molto poco seri, nel senso che cerchiamo di lavorare molto sull'informale, eh, quindi sono Beatrice, Francesca, Emiliano, Alberto. Ed Enrica, scusate, siamo in 6, Abbiamo immaginato di eh, fare comunicazione della scienza come piaceva a noi, abbiamo immaginato dei progetti e per una strana convergenza astrale questi progetti sono piaciuti e quindi da quel momento lì, eh, da ormai quattro anni, eh, insomma stanno andando avanti. Uno di questi progetti, giusto per inquadrarvi un pochino questo mondo che non so se tutti voi eh, conoscete, uno di questi progetti che eh, facciamo nel Canavese, in un paesino che si chiama Strambino, eh, raduna una volta all'anno, ormai da, da tre anni, eh, i comunicatori della scienza a livello nazionale, in realtà arrivano anche dal, dall'estero, ma sono comunque italiani. Eh, e l'idea è quella di fare un grande gruppo di autoaiuto per dire: OK, chi siamo, quali sono i nostri valori, che cosa ci spinge a fare quello che facciamo, che tipo di scienza comunichiamo, eh, ed è emerso un mondo interessantissimo perché. Eh, appunto come vi dicevo prima c'è modo e modo di comunicare la scienza eh, lo puoi fare come ufficio stampa quindi sei all'interno di un centro di ricerca e tu devi raccontare al, all'universo mondo quello che i tuoi ricercatori stanno, stanno facendo eh, oppure lo puoi fare in maniera estremamente critico nel senso che vai a vedere la scienza all'interno delle eh, de, 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 de sue relazioni con la società per cui Magari non, vai di, non metti soltanto in risalto gli aspetti positivi della ricerca scientifica, ma metti anche, eh, so, dai, dai spazio a quelli che sono un po' i, i lati oscuri, le zone d'ombra della scienza, i suoi limiti, le incertezze, eh, e questa è una cosa che io personalmente ritengo fondamentale, per cui ho impostato tutto il mio lavoro su questo e che condividiamo come, come gruppo frame. E a livello di comunità, di comunicatori, a livello nazionale, quando se ne parla, poi in linea teorica siamo tutti d'accordo. Quindi questa. Eh, boh, ci tenevo un po' a dirlo, perché è una, dei, è una delle cose su cui ci accapigliamo di più nel, negli ultimi tempi. Eh, bisogna sempre raccontare la, la verità, ma non la verità, nel senso che la scienza racconta la verità perché non è vero. Ma la verità è cioè che eh, a volte la scienza non sa delle cose o ha dei limiti, e, questo, e quando è così, bisogna essere sinceri con, con un pubblico, con, con i bambini, con le persone con cui stai lavorando, perché. Eh, è una sorta di vaccinazione, nel senso prepari le persone al fatto che la scienza non è in grado di spiegare tutto. Eh, e questo fa sì che quando poi eh, la scienza in, inciampa in qualche cosa, le persone sono preparate, perché dicono, beh, è normale. Cioè, gli scienziati non sono dei, dei supereroi, e quindi eh, boh, va bene così. Quindi non, non perde credibilità la scienza, lo scienziato, e poi alla fine noi che raccontiamo queste cose. Sto divagando. Allora, il, il progetto della mostra nasce all'interno di uno dei eh, progetti più grossi che facciamo come Frame, che è un festival che realizziamo una volta all'anno a Mantova, che si chiama Food and Science Festival, che è un festival del, che parla di cibo, agli, eh, agricoltura soprattutto eh, e scienza. Ci siamo specializzati ognuno nel, insomma, in quello che gli piaceva un po' di più eh, all'interno del festival e io per una mia passione personale mi sono specializzato nelle mostre. Quindi ho curato la prima mostra, poi, dal secondo anno ne ho eh, ideata e ho collaborato per realizzarne un'altra, e lo scorso anno eh, abbiamo realizzato Rizosfera. Quindi, il mio obiettivo di, eh, di, di questa chiacchierata è quello di raccontarvi appunto le radici, da un punto di vista fisico, insomma, quello che da un punto di vista scientifico eh, avviene sottoterra, sotto i nostri piedi, ma mi interessava anche raccontare le radici. Del, del nostro approccio comunicativo nel realizzare la mostra. Che non so, forse a livello di. parlando, parlando di creatività eh, ho immaginato che fosse una cosa che poteva interessare. Quindi, prima cosa la parte scientifica. Cioè noi quando lavoriamo dobbiamo innanzitutto andare eh, a, a rovistare su quella che è la letteratura scientifica, quali sono le, le conoscenze scientifiche disponibili in quel momento. Quindi, se uno è già di formazione scientifica è facilitato, eh, se non lo è, si deve documentare tantissimo. E eh, un buon trucco è quello di andare a collaborare con ricercatori che si occupano tutto il giorno, magari da anni, di quel, di quel tema lì di cui tu vuoi, vuoi parlare. Quindi, sì, io ho una formazione scientifica, sono tanti anni che mi occupo di, di questo tema per varie ragioni, eh, però è stato molto interessante collaborare con due ricercatrici dell'orto botanico che eh, lavorano eh, ad un particolare tipo di simbiosi che viene sottoterra che si chiama micorrizza, di cui poi vi eh, parlerò un pochino meglio. Quindi la mostra nasce come, eh, cioè ha al suo interno questa componente scientifica molto, molto, molto forte. Devo dire che, eh, appunto, una delle ragioni forse più interessanti di questo incontro è che si creano relazioni, che le persone chiacchierano. Eh, tutto quello che abbiamo fatto noi come progetti, ma vabbè, questa dico, dico una banalità, eh, è frutto di interazioni di persone che si conoscono e che a un certo punto fanno venire un'idea. Eh, e quindi questa mostra in realtà nasce come eh, stimolata da un'idea di un altro progetto che eh, è un progetto di libro illustrato per bambini sul tema che, che nasce da un'interazione tra eh, me e Nadia Borgetti che è qua presente, che è una, eh, oltre ad essere una eh, laureata in agraria e anche un'illustratrice e disegnatrice molto brava, che a un certo punto ha detto: ma facciamo questo, questo libro. Quindi c'era questo progetto nell'aria. A un certo punto c'era la necessità di immaginare un nuovo tema per la mostra di, di Mantova, e quindi per me era, era proprio scontato che si parlasse di, di risosfera. Allora, risosfera, per, devo specificare, tecnicamente vuol dire quella eh, superficie, quell'area quell di, di terra, di suolo che è a contatto con le radici delle piante. Quindi è una parte abbastanza importante del suolo, ma non è tutto il suolo, è quello che le, le radici delle piante in qualche modo contattano. Ed è fondamentale perché in quell'area lì accadono delle cose estremamente complesse e variegate che permettono sostanzialmente alla pianta di vivere. Quindi quello che succede lì permette alla pianta di vivere, se la pianta vive, vive tutto il pianeta. Quindi è una zona, come dire, abbastanza delicata del, del nostro ecosistema. Brevemente la parte scientifica. Okay. Questo che vedete, ok, lo conosciamo tutti, è un lombrico eh, ed è uno degli abitanti della, della rizosfera. Eh, lo, lo riconosciamo perché? Intanto perché è grande, cioè lo riusciamo, riusciamo a vederlo ad occhio nudo, e perché ogni tanto salta su fuori, e quindi quando cioè non è necessario essere un contadino e aver zappato la terra, quando piove eh, eh, è facile vedere un lombrico. Allora, lui è uno degli abitanti del, della rizosfera, ha un ruolo importantissimo, ne ha tanti, così come accade per altri organismi, Boh, se ne va in giro, smangiucchia delle cose, le trasforma chimicamente, le rende disponibili per altri organismi, nel frattempo scava dei tunnel, se ne va sotto, da questi tunnel l'aria superficiale penetra nel terreno e permette la respirazione alle cellule che stanno sotto, quindi le cellule delle radici delle piante per dire, ma anche tante altre cellule. Quindi ha un ruolo ecosistemico molto, molto importante. Breve carrellata su... Altri organismi, ce ne sono tantissimi, ve ne faccio vedere alcuni, quelli che mi sembrano più interessanti. Allora, questo che vedete qua, già fate fatica a vederlo a occhio nudo, non si vede, ed è un collembolo. I collemboli sono dei simpatici animaletti che rientrano in quella categoria che viene chiamata detritivoro, loro mangiano tipo i residui delle foglie e li rendono appunto disponibili. L'ombrico li rendono disponibili ad altri animali. Perché mi interessava questa immagine? Mi interessava perché eh, è anche interessante cambiare la prospettiva entrando nel suolo rispetto a quello che noi siamo abituati uh, a vivere. Sottoterra è tutto buio, quindi, quasi tutti gli organismi che vivono sottoterra non hanno bisogno di avere gli occhi e non hanno bisogno di avere, di avere dei colori. Quindi, uh, poi loro hanno anche dei colori interessanti, però l'aspetto colore da un punto di vista evolutivo. Non è stato fondamentale per chi vive sottoterra perché, essendo al buio, non, insomma, non aveva importanza. Lui è un indicatore molto interessante della qualità dei suoli. Più ce n'è, più un suolo è sano. Allora, il, questo è il nematode. Eh, il motivo per cui ho deciso di, di metterlo in questa breve rassegna e che non tutti gli organismi che vivono sottoterra terra sono come dire, amici, vogliamoci bene, sono tutti fratelli e, e contribuiscono alla ricchezza e alla fertilità, fertilità del suolo, a volte no. Eh, loro a volte sono buoni, ma spesso sono cattivi, cioè i, gli agricoltori se gli parli di nematode si mettono le mani nei capelli perché è uno dei parassiti eh, più famosi, perché vanno, si smangiucchiano le, le radici delle piante e fanno patire la pianta. Eh, detto questo... Eh, cioè, bisogna immaginare che sottoterra, ma così come avviene anche fuori, la eh, complessità delle relazioni tra gli organismi è estremamente elevata e non c'è un... Non ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ci sono delle dinamiche, ci sono degli equilibri che si creano e che a un certo punto si stabilizzano in un certo modo. All'interno di questi equilibri c'è spazio anche per chi eh, è considerato cattivo. Semplicemente in, un, in una dinamica in cui, per esempio, le piante si trovano bene, eh, questi organismi qua sono tenuti sotto controllo quindi è molto difficile immaginare eh, la realtà degli ecosistemi non come ho ucciso tutti quelli cattivi mi tengo solo quelli buoni ma come qualcosa di convivenza eh, dinamica e con, eh, continuativa allora lui è il rotifero è un altro animaletto molto molto interessante strane eliche, elichette che si, si muovono forzanatamente e lui se ne va in giro, come se fosse appunto un, un, una navicella spaziale, se ne va in giro nel suolo, sempre in mezzo all'acqua. Eh, il rotifero, nell'analizzare anche la, la, la parte scientifica di preparazione della mostra, eh, l'ho trovato molto interessante perché è uno di quegli organismi di cui non si sa ancora bene il ruolo. Quindi è uno di, eh, per me era importante parlare di rotiferi perché mi dava l'occasione in mostra di eh, raccontare quel concetto che vi dicevo prima, cioè dei limiti della scienza. Noi non sappiamo ancora che cosa fa esattamente il rotifero. Ci sono delle ipotesi, ma ci si sta lavorando sopra eh, tutto qua. E lui il tardigrado, che forse qualcuno di voi ha già visto, perché eh, insomma, si, si usa spesso come eh, esempio di, di animale che sembra un alieno, sembra proprio preso da, da Star Wars, eh, è un animale pazzesco perché è in grado di vivere, sopravvivere senza acqua in condizioni drammatiche per anni e infatti viene studiato per questa sua capacità, riesce a, a resistere al, alle radiazioni, quelle cosmiche, e non si sa ancora bene perché, tant'è che l'hanno preso, l'hanno spedito nello spazio e ci hanno fatto degli studi per capire cosa Diavolo fa, cosa Diavolo ha di particolare per cui lui è in grado di sopravvivere. È un animale microscopico, non si vede occhio nudo ed è in qualunque zona umida trovi i tardigradi. Eh, questa immagine l'ho messa perché mi dà l'occasione di dire un altro aspetto che è legato alla scienza e al modo in cui può essere comunicata. Lo scienziato non vede questa immagine qua, cioè non, da un laboratorio non ottieni questa, questa immagine come la vedete qua, tutta bella, colorata. Eh, è un'immagine fatta con un tipo di microscopio che si chiama microscopio elettronico, quindi quello è vero, ma poi qualcuno ci ha lavorato sopra e quindi ha fatto i colori, eh, ha un po' migliorato la, la situazione. Allora, questo va benissimo perché è un modo eh, di, di raccontare eh, la scienza e di rendere anche in qualche modo accattivante, ma nel mondo della scienza e della comunicazione, l'aspetto della meraviglia, del, del meravigliare le persone con delle robe, eh, non so, belle, accattivanti, che la gente fa, proprio wow, è un, eh, un effetto. A... Dai, non mi viene la parola giusta. È, è un'arma eh, a doppio taglio, grazie. Che da un lato eh, attira le persone, le incuriosisce e, e crea un, un senso di curiosità, dall'altro allontana le persone dal vero mondo del, della scienza, e questo eh, può avere i suoi, i suoi effetti collaterali negativi. Per cui bisogna anche, di nuovo, nell'ottica di essere sinceri, specificare sempre che eh, questo è il frutto non solo di uno scienziato, ma c'è tutto un lavoro dietro di, eh, di elaborazione. E poi veniamo al dunque. Questo è l'aspetto più interessante, che, eh, che io trovo più interessante, della vita del suolo. Ed è, lo vedete in questa piastra. Questa è una classica piastra che si usa in laboratorio. Vi ricorda probabilmente quello che succede nei vostri frigoriferi se dimenticate del, del formaggio o del cibo per tanti giorni, non so, a me ogni tanto succede. E come si ottiene questa piastra? Uno, se vai in un bosco o vai anche nel prato che c'è qua o su, sulla dora, e prendi un po' di terra. Questa terra la, la spargi su una, su una di queste piastre in cui viene fatto depositare del, del liquido che contiene dei nutrienti, mettiamola così. Accade che tutti i microrganismi che sono presenti nel tuo, nel tuo frammento di terra che sono in grado di vivere su quel terreno, cominciano a riprodursi. Se tu gli dai del tempo, gli crei delle condizioni di temperatura adatte, questi cominciano a riprodursi, formano delle colonie e se li lasci parecchi giorni. Eh, ma sdanno, nel senso che cominciano a strabordare uno sull'altro. Questi che vedete sono prevalentemente funghi, ma ci sono delle piccole colonie, quelle non so se si vedono, sono delle microcolonie, e quelle sono, sono batteri. Allora, perché ho messo questa immagine? Questa è un immagine che abbiamo usato, in è, un, è un, una piastra che abbiamo usato in mostra, per dare l'idea della, della biodiversità microbica che è presente nel suolo. Che nel suolo vivono una quantità sterminata, difficilmente eh, concepibile dal nostro cervello, di, di batteri e funghi microscopici, cioè, eh, le loro dimensioni sono assolutamente invisibili a occhio nudo. E negli ultimi anni i, i ricercatori si sono accorti e stanno dimostrando sempre di più che questi organismi sono alla base della fertilità dei suoli. Quindi, di fatto, il fatto che noi mangiamo come mangiamo, dobbiamo. Eh, lo dobbiamo all'esistenza di questi simpatici microorganismi. Per dare un'idea: eh, questa è un'altra cosa che abbiamo messo in mostra, delle quantità: se tu prendi un cucchiaino di terra, dentro quel cucchiaino di terra, ci sono più microorganismi di quanti sono gli abitanti sul pianeta. In un cucchiaino di terra. Per dare un'altra idea, di, quel, eh, di quella quantità di organismi, di microorganismi, gli scienziati possono studiare soltanto l'1%. Perché? Perché il 99% di, eh, di batteri e funghi non cresce nelle condizioni che noi creiamo in laboratorio e quindi non sappiamo sufficientemente bene che cosa fanno, chi sono. Si stanno sviluppando delle tecniche per studiarli a livello di comunità e quindi quello dà delle informazioni interessantissime, ma la caratterizzazione della singola specie è, è estremamente difficile, per cui c'è una enorme eh, zona di, di ombra, di ignoranza. Su, su chi diavolo sono questi batteri, questi funghi. Nonostante questo, quello che si sta scoprendo è eh, sterminato ed è interessantissimo. Questo è un, è un esempio di quello che i, questi microorganismi, i microorganismi fanno, soprattutto i batteri. Eh, quella che vedete è una radice di una pianta che si chiama leguminosa, eh, cioè di una famiglia, della famiglia delle leguminose è probabilmente un trifoglio, questo qui, e quei pallozzi eh, rossicci che vedete è una simbiosi, cioè là dentro convivono batteri e cellule di, di questa radice. Questi particolari batteri si chiamano azotobatter, però, al di là del nome hanno la capacità di prendere le molecole di azoto che stanno nel, nell'atmosfera, cioè nell'aria che respiriamo. Noi stiamo respirando dell'aria che è al 78% è costituita da, da azoto. Totalmente inerte, cioè l'azoto ci può fare qualunque cosa, lui se ne sta lì. Infatti, noi la respiriamo e non ci fa niente. Il batterio prende le molecole di azoto e le trasforma chimicamente in molecole che la pianta può utilizzare, cioè in fertilizzante azotato. Quindi la pianta ha un grande vantaggio a convivere con questo batterio perché gli fornisce del fertilizzante. Il batterio a sua volta ha vantaggio di vivere, a vivere all'interno della pianta perché prende delle molecole che la pianta sintetizza e che lui non è in grado di sintetizzare, quindi la classica simbiosi. Boh, ce ne sono tante di simbiosi, questo è vabbè, un batterio, queste sono altre foto di batteri che ricoprono delle radici, ma ci sarebbe tanto da dire. Passiamo all'altra simbiosi, che è una di quelle che ci ha fatto un po' eh, anche emozionare dall'immaginare i, i nostri progetti, E un'altra radice, questa è una foto fatta al microscopio ottico è tutto verde perché è una colorazione che viene eh, fatta per, per poter visualizzare gli, gli organismi, i pallozzi che, che, che vedete sono delle spore di fungo, quindi siamo, i funghi sono un po' più grossi rispetto, decisamente più grossi rispetto ai batteri. Cosa succede? Questi, se vedete bene, queste spore hanno dei filamenti che, si, eh, che, che, che vanno ad avviluppare le radici del, della pianta. Questo tipo di simbiosi si chiama micorriza ed è una simbiosi fondamentale, quasi tutte le piante presenti sul pianeta sono eh, adatte per, eh, per produrre questo tipo di simbiosi. E come prima, perché è una simbiosi? Perché la, la radice riceve dal fungo delle cose che lei non è in grado di prodursi, e in particolare alcune molecole, eh, sali minerali, che il fungo va a cercarsi qua e là. Eh, Dà un'altra cosa importantissima, estende la capacità dell'estensione eh, delle radici. Nel senso che queste reti di funghi, di, di, di funghi che si collegano tra loro da, da questi filamenti, questi filamenti si chiamano ife. Eh, fa sì che la pianta è come se avesse delle radici 10 volte più grandi, più estese, e quindi va anche a ciucciare acqua e sali minerali e altre sostanze in posti dove lei non ci sarebbe potuta andare. Dal suo canto, il fungo invece riceve dalla pianta delle molecole che non è in grado di sintetizzare. Lo scorso anno hanno pubblicato un articolo eh, in cui per la prima volta si definisce quali sono queste molecole, sono dei, probabilmente quali sono queste molecole, perché bisogna sempre dire probabilmente, eh, e sono degli acidi grassi. Non vi dirà nulla, ma sono delle molecole che in biochimica hanno il loro, il loro perché. Il fungo non è in grado di prodursele, le prende dalla pianta. Simbiosi classica. Quello che accade è che le ife fungine vanno in collegano tra loro le radici, collegano i funghi e collegano radici di più piante. E quindi quello che accade sottoterra in un terreno che, eh, a cui permetti di creare questo tipo di, di simbiosi è che eh, i microrganismi collegano tra loro le piante che vivono in quella zona lì. Quindi la famosa immagine che c'è in, in Avatar, non so se avete presente il film della grande foresta che è un unico organismo vivente perché tutti gli alberi sono collegati tra di loro, eh, non è fantascienza, nel senso che è proprio dimostrato che c'è questo tipo di, di collegamento, di legame sotterraneo. Eh, gli scienziati lo chiamano il Wood Wide Web, perché di fatto è un, è un web sotterraneo, eh, e gli informatici stanno cercando di studiare questo web per poter ad, eh, applicare le, le dinamiche di relazione sotterranea ai loro, eh, ai loro sistemi. Quindi è un altro modo. Di, si chiama biomimetismo, eh, cioè studi fenomeni naturali per poi. Eh, produrre delle cose che ti interessano. Vabbè, questa è una foto al microscopio elettronico. E qua vedete una eh, visualizzata l'estensione che le micorrize possono produrre ad una pianta, ok. Allora a questo punto allora, questa è la parte scientifica. Vi racconto brevemente la, la parte di eh, realizzazione della mostra. Beh, intanto, come dicevo prima, la, non, non ho, uno non fa quasi mai niente tutto da solo, nel senso puoi avere un'idea, la, pu la puoi elaborare e quello va benissimo che la fai eh, da solo. Però alla fine quasi tutte le cose interessanti e belle nascono, almeno per quella che è la mia esperienza, nascono dall'interazione dall con persone, eh, e soprattutto con persone diverse da me. Quindi la prima interazione eh, è stata anni e anni fa con le persone che. Per varie ragioni mi hanno chiesto di approfondire mm. questo tema e quindi lo, lo, lo raccontavo in giro, lo praticavo, perché poi sono stato coinvolto in un progetto artistico all'interno di un bosco, per cui sono stato per diversi anni in, in un bosco a, a, a visualizzare il bosco non per quello che vedi, ma per quello che non vedi. Nel senso che alla fine tutto quello che noi vediamo in, in, in natura, quindi quello che esce dal, dal suolo dipende da quello che sta sotto. E, e lavorare con un approccio in cui tu Ra ragioni sulla consapevolezza di quello che sta sottoterra eh, l'ho trovato molto molto interessante. Per cui ho sperimentato un po' di, eh, di cose proprio fisicamente andavo con la zappa e trapiantavo piante, facevo delle cose un po' strane. Quindi quel tipo di relazione lì. Poi l'interazione con Nadia eh, sul, sulla parte di, di illustrazione, Nadia è stata coinvolta nel, nella mostra, ovviamente, perché eh, volevamo dare un'immagine eh, che, che potesse essere coerente con quelle che erano le idee, le idee iniziali. Mi sono permesso di prendere questa immagine dal tuo sito, scusa, non ti ho chiesto niente, ma vabbè, mi piaceva. Quindi questa è Nadia. E le altre persone fondamentali con cui ho collaborato sono eh, gli Aurora Meccanica, che immagino che qualcuno di voi conosca, perché qua a Torino sono abbastanza, fanno delle cose che, che molti hanno, hanno visto. Eh, con loro ho ragionato sul, sul percorso, sull'interazione, sull sull'interattività. Su che tipo di esperienze far fare alle, alle persone. E loro sono bravissimi perché hanno una, come dire, una, un approccio trasversale dal, dal, dall'ambito artistico a quello molto, molto pratico. E molto molto pratico, nel senso che quella è un'immagine è una foto che abbiamo scattato una delle notti in cui abbiamo allestito la mostra, perché qui eh, ci ritroviamo poi tutti anche con l'avvitatore a, a fare qualsiasi cosa ed è un aspetto di nuovo molto interessante che io non, non mai, a cui non, non vorrei mai rinunciare. Però fondamentale è la relazione con l'aurora meccanica. Allora, la mostra. Eh, L'impostazione della mostra nasce da una narrazione. Adesso poi ciascuno, magari chi lavora in mostre ha un proprio approccio, però in ambito di, di, di racconto della scienza, così come di racconto di qualsiasi altra cosa, cioè la narrazione è fondamentale. Eh, per la mostra ho, ho deciso di adottare, di, di riferirmi alla narrazione che avevamo in qualche modo individuato per il, eh, per il libro illustrato per bambini. E, e la storia era, sem era semplicemente questa: ci sono due, due bambini che giocano, improvvisamente eh, accade qualcosa di strano, trovano qualcosa di, di strano sul, uh, sul prato, una specie di lente, vanno a vedere che cos'è e si ritrovano catapultati sottoterra e rimpiccioliti. Vabbè, Alice nel Paese delle Mariglie e tante, tante altre storie sono, iniziano così. Però l'idea è che le persone possano compiere un viaggio microscopico sottoterra per andare a vedere di persona, andare ad interagire con quello che accade eh, intorno alle radici. Quindi eh, la mostra è concepita con questo tipo di racconto. Tu entri, la prima cosa che incontri è un, è un video dove hai eh, qualcosa che tu conosci, che fondamentalmente è, è una pianta e c'è il classico video dove ti raccontano la pianta fa la fotosintesi, eh, quindi tu stai lì a guardare questo video, le molecole, grazie alla fotosintesi, vengono prodotte del, delle molecole complesse, eh, e proprio c'è un punto che era la, come dire, il, il pretesto narrativo che fa partire la mostra. Nel video si fa, si fa vedere come una buona parte delle molecole che le piante producono con la fotosintesi, quindi si fanno un, grande, un gran mazzo per produrle, viene condotta alle radici e le radici le buttano via, le rilasciano. E questo è un, uh, un punto di partenza interessante, cioè le, radici, le, le piante si fanno eh, un mazzo notevole per sintetizzare delle molecole che poi apparentemente gettano via. E quindi la domanda a cui, eh, da cui si parte è per quale motivo le piante buttano via queste molecole. E la mostra, il percorso della mostra inizia così. Allora, van, le persone vanno sottoterra, quindi si trovano in una sala buia ed essendo al buio e sottoterra si indossano dei caschetti con, con una torcia eh, e girando a caso mh, cioè, ci sono degli animatori che, che, che seguono le, il percorso, ma avevano il compito di essere zitti cioè di fare solo attenzione che le persone non si facessero male o, e ogni tanto dare delle informazioni, ma le persone dovevano eh, muoversi liberamente. Quello che accadeva è che dopo un po' che si muovevano eh, all'interno di questo corridoio sotterraneo, era fatto proprio con della terra cruda, anche questo frutto di collaborazione con, con Antonio, un altro, un altro artista, eh, a un certo punto illuminavano una, una zona del, del muro, e da quel punto lì si, eh, veniva proiettato uno di questi organismi eh, sotterraneo, sotto, della vita sottoterrestre, che diventava grande, tu lo potevi vedere a occhio nudo, ti dava il livello di ingrandimento e ti, ti diceva come si chiamava. Poi dopo un po' ti diceva anche qualcosa di molto minimal sul, sulle loro, sulla funzione ecosistemica, cioè ti dava delle informazioni, però non c'era mai tanto da leggere, non era la, la classica mostra dove stai dieci minuti davanti a un testo e, e ti informi, era, era proprio un altro tipo di approccio, quindi niente di male in, quel, in quell'altro caso lì. L'idea è che dopo un po' le persone, stando all'interno di quest'area buia, vivessero, percepissero la biodiversità del suolo, cioè fossero contornati da questa varietà di microorganismi e che arrivasse a livello spot delle indicazioni su, sulla vita sottoterrestre. Tra queste indicazioni c'è. Io non so ancora cosa faccio, non, non, non hanno ancora capito che cosa, che cosa ci sta a fare sottoterra. E questo era importante. Tra i vari organismi ci sono i batteri eh, e c'erano le spore dei funghi. La spora dei funghi è l'anello di congiunzione nella sala successiva, che era quella più, più grande della mostra. Eh, le persone entravano e trovavano proiettate sul pavimento le, eh, delle radici di piante e delle spore di fungo. Anche lì non, avevano, non ricevevano nessun tipo di informazione, ma quando per sbaglio camminavano sopra una di queste spore, si attivava la spora, nel senso che c'era eh, un minimo di, di, di traballamento, c'era un effetto un po' eh, video. Eh, e cominciavano a crearsi le ife, cioè la spora creava delle ife che andavano verso le, eh, le radici, se cioè, la persona si spostava tutto tornava indietro. Quindi dopo un po le persone capivano che dovevano stare un po' ferme e vedere che cosa succedeva eh, in natura. Questo per me era importante perché eh, faceva anche passare il concetto che a volte è, è importante star fermi, cioè non, eh, non troppo interagire, non troppo andare a, a smuovere le cose. E in natura ci sono dei tempi talmente lunghi che se non stai abbastanza fermo non ti accorgi di quello che succede. Quindi ci sono dei bellissimi time lapse che ci fanno capire bene cosa... Come le piante si muovono, come fanno delle cose pazzesche, semplicemente perché riesci a, a, a mettere insieme dei movimenti che avvengono in, in un lasso di tempo molto lungo. Eh, se invece normalmente cammini in un bosco, non ti accorgi che cioè, succede nulla, sostanzialmente vedi il movimento del vento, ma no. invece le piante fanno un sacco di cose. Quindi, morale della favola, dopo un po', se le persone stavano abbastanza tempo fermi su abbastanza spore, si creava questo wood wide web, cioè si creava questa grande ricchezza di, di relazioni. E, e, e accadeva, c'era tutto un effetto video per cui ti ritrovavi di nuovo a dimensioni naturali e con i piedi sul, sul prato a quel punto esci nel, nella narrazione, torni sul, sulla terraferma e a quel punto c'era l'ultima sala, era, era proprio un laboratorio scientifico dove le persone potevano vedere al microscopio eh, i batteri, i funghi eh, tutte le cose di cui si è parlato prima cioè, eh, l'abbiamo allestito con eh, degli articoli scientifici che le persone volendo potevano sfogliare, poi nessuno è andato così nel dettaglio, però l'altra cosa era di avvicinare le persone a quello che era la, la quotidianità dello scienziato, lo scienziato produce eh, un sacco di, esper di esperimenti, ma poi questi esperimenti, perché vengano eh, conteggiati, perché vengano, cioè, servono anche per, per, per essere pagati in qualche modo, devono essere raccolti in articoli scientifici eh, e quindi abbiamo pensato di mostrare gli articoli scientifici le persone potevano farci quello che, che volevano. Allora, io non so come i tempi, come siamo, se... 5 minuti, ma io in realtà, eh, sì, perché avrei anche un video, ma ve l'ho raccontato così, forse va bene anche senza, senza video. Eh, nulla, cioè in verità quello che volevo, cioè il, il senso di tutto questo è eh, la radice come, come, come concetto... Eh, è qualcosa di estremamente forte, se uno lo va a vedere, prima chiacchieravo con una persona che diceva ma tu lo affronti da un punto di vista più filosofico, io lo affronto da un punto di vista scientifico, però è inevitabile che andare così all'interno della questione e andarlo a vedere anche da un punto di vista scientifico ti obbliga ad andare in qualche modo alla ricerca di radici in senso anche più metaforico, quindi il tema alle radici, il titolo che ci è apparso questa mattina, alle radici delle radici, eh, è assolutamente sensato anche da un punto di vista scientifico perché se vai a vedere eh, i ricercatori dicono la simbiosi tra radice e fungo è stata probabilmente quella che ha permesso alle piante di colonizzare la terraferma e, e quindi di produrre delle radici quindi questa simbiosi è veramente alle radici delle radici e questo ci permette di fare questo volo indietro nel tempo di alcune centinaia di milioni di anni eh, quando le piante hanno cominciato a colonizzare il pianeta. Il fatto che la simbiosi micor micorrizzica, quindi fungo, eh, sia così diffusa sul pianeta, eh, e indica, che cosa? indica che è qualcosa di, che, che è iniziata molto, molto eh, all'inizio del, della vita delle piante sul, sulla Terra. Quindi è estremamente, eh, come dire, è molto selettiva, ma è anche molto distribuita a livello planetario. Quella dei batteri quella che vi ho fatto vedere prima delle leguminose, nasce leggermente dopo, quindi sono un pochino più schizzinosi i batteri che la delle, delle, delle simbiosi, invece i funghi sembrano un po' più mh, di bocca buona, sono abbastanza più disponibili. Detto questo, boh, io mi, cioè, non so cos'altro raccontarvi, nel senso che questa è un po' la questione, mi, cioè, mi interessava raccontare... Il, il retroscena di chi fa comunicazione della scienza, quindi parlando sia dell'aspetto scientifico che di quello comunicativo, e mi interessava mettere appunto l'attenzione la, sull'interazione, sull sull'ibridarsi sul, sul con altre persone per poter fare. Boh, io penso a qualunque lavoro, però eh, soprattutto eh, parlo, parlo per me, quindi nel mio caso è, è così l'ho vissuto. Quindi, boh, grazie mille. La prossima mostra programma? Ah, beh, no. Grazie per la domanda <ride> sì, stiamo lavorando ad una prossima mostra sempre per Mantova, e il tema eh, questo sì veramente trasversale e, e, e multilivello è quello della metamorfosi il tema della metamorfosi perché il tema del festival è, è metamorfosi, il festival nasce da, da un'esigenza di, di, di agricoltori dei, di, di, degli agricoltori per in qualche modo relazionarsi con, con le persone e farlo soprattutto utilizzando un punto di vista scientifico. E, e noi cerchiamo anche di prendere altri punti di vista perché ci sembra un po' limitante considerare solo quello scientifico. E visto il momento attuale di grande attenzione ai cambiamenti climatici, alle questioni, l'effetto Greta e tutto il resto, il tema dovrebbe essere quello per tutto il festival. Sulla mostra... Eh, io ho deciso di eh, utilizzare quel tema lì, ma eh, lavorare da un punto di vista un po' più psicologico sul, sul concetto di metamorfosi. Eh, e ci stiamo ancora lavorando. per cui. Ok, quindi Mantova? Mantova sarà l'ultimo weekend di, di maggio 2020. Perfetto. Grazie mille. Allora appuntamento a Mantova. Grazie a tutti.